Buonasera, eccoci qua, bentornati a Fuorigioco e siamo qui questa bellissima serata di ottobre dove ancora c'è un clima super estivo, dove diamo l'opportunità di tenere caldo quello che è l'ambiente calcistico cercando di parlarvi in maniera propositiva del nostro amato sport del calcio dilettantistico. Per farlo nel miglior modo possibile non poteva mancare il nostro grande esperto di calcio Federico Formisano, che saluto. Sorridente come non mai, vero? Forse i risultati portano a questa voglia di sorridere. Beh, vero? Diciamo che nel weekend calcistico tra Inter e Vicenza di gol ne hai visti Madonna. A go. Certo. Bene, allora oggi abbiamo qui il piacere di avere un gradito ospite che è già stato qui tra di noi in passato e oggi l'abbiamo rivoluto qua perché in un momento particolare come questo avevamo bisogno di saggezza calcistica e presentiamo e salutiamo Mister Ivan Caretta. Grazie dell'invito e ciao. Grazie a te Ivan che sei qui. Ricordiamo gli amici a casa, Ivan, che sei stato per quattro anni allenatore dell'Alto Astico Cogollo. Certo. Prima sei stato mister in precedenza del Molina, del Valli, dell'Orsiana, del Fara e del Giavenale. Sì. È normale che anche chi ci ascolta si chiederà: ma come mai mister Ivan Caretta dopo 4 anni di Alto Astico Cogollo e un raggiungimento così straordinario di una vittoria playoff ha deciso di lasciare? Ma ho deciso di lasciare perché il mio percorso, il mio lavoro era finito e piuttosto di fare un taglio razionale sulla squadra ho pensato che era meglio salutare e lasciare vincente tutto quello che è successo. Di queste parole qua mi ricordano, Federico, andiamo un po' di Amarcord, mi ricordano le parole di Francesco Guidolini quando dopo aver raggiunto il tetto d'Europa disse: me ne vado da Vicenza perché voglio essere ricordato come un vincente. Più di così non si può fare. Grande Francesco, caro amico. È lo stesso pensiero che hai avuto tu, quindi. Certo. No? Allora, tra l'altro, non voglio fare polemiche, Federico, tu devi controllarmi, ma dobbiamo dire, Ivan, che è stata un'annata straordinaria quella dell'anno scorso perché sei riuscito a battere ai playoff società blasonate come il Summania, come il Tiene, che erano arrivate prima di te in campionato, giusto? Sì. Dopo purtroppo però sei rimasto come noi del Berton a becco asciutto, come si dice, no? Come giudichi questa decisione della federazione di non dare valore ai playoff? Ma è stata una cosa fatta, secondo me, dalla federazione fatta molto male. Abbiamo dato il massimo, abbiamo dato il tutto, sia società che i ragazzi che io e tutto il mio staff, e poi ci troviamo vincenti, usciamo vincenti e infine ci troviamo in mano niente. Sì. Anche perché era giusto essere stati premiati per quello che si è fatto, meritato al 100%. Con tanto sudore, tanta passione, tanto sacrificio. Molto. Bene, parlando un po' di te, Ivan, io ti conosco da appassionato di calcio come un mister carismatico e vincente. Ti chiedo a te come allenatore, a che tipologia di allenatore pensi di essere più vicino? Ma guarda, non, io sono io, sono sincero. Mi sono fatto, come ho sempre detto, la mia gavetta e sono io. Non mi piace assomigliare a nessuno, io sono io e resto io. Ma tu, Ivan, sei più uno che ricerca il dialogo all'interno dei giocatori? Ma guarda, io il dialogo lo cerco sempre, anche se un grande allenatore deve essere anche un psicologo, però dico sempre ai miei ragazzi: fate voi psicologi con me. E nello stesso tempo mi piace lo stacco, ma anche nello stesso tempo sono quello che a fine allenamento sono con loro. Possiamo dire anche che durante la partita tu sei uno che la partita la vive con intensità, con carisma, ma no? Tantissimo la vivo. Pochi, tu mi conosci, certo. Mi hai visto più di qualche volta, sono molto sanguigno, sono molto io. Questa cosa qua ti fa avere regole abbastanza ferre all'interno dello spogliatoio, i ragazzi? Ma io sono sempre stato giudicato come il carota e bastone, diciamo, ma nello stesso tempo io sono anche un buono. Certo. Però lo stacco dai ragazzi ci deve essere sempre. Perché... Scusa, la domanda un po' maliziosa, gli arbitri sono d'accordo con questo? Qualche cartellino l'ho preso anch'io, però...
nello stesso tempo mi sono anche abbastanza moderato, diciamo, quel tempo. Tua moglie Paola, che ci ascolta a casa, come ti giudica? Ti giudica un buono, un dolce o un aggressivo? Ma mia moglie mi giudica, a parte che mia moglie è una grande persona, perché mi segue ogni domenica anche ora che non ho la squadra. Alla mattina mi dice: dove andiamo oggi? Quindi è già un gran punto a favore questo. Lei mi giudica un duro, tra virgolette. Sì, a me piace lavorare bene e nello stesso tempo, come ti ho detto, i ragazzi dentro il campo li faccio lavorare, sì. Però fuori sono uno come loro. Certo. Beh, salutiamo la Paola, sì, giusto? Certo, assolutamente, perché Paola, tra l'altro, è anche, oltre a essere una grande donna, è anche una bella donna, e quindi questo non guasta, no? Tra l'altro, voglio dire, abbiamo anche, parlando di famiglia, Iva, mi viene da... perché è bello anche a volte parlare di quello che c'è dietro all'uomo mister, no? Sì. C'è una famiglia unita, una famiglia nel tuo caso è anche bella, perché io ho avuto il piacere di conoscervi. Sì, grazie. E hai anche un figlio che anche lui, voglio dire, ama il calcio, gioca a calcio, tra l'altro adesso... Adesso è fermo perché si è fatto i due crociati, due menischi e crociato. È da 15 giorni che è stato, ma comunque è andato tutto bene, là che è in fase di recupero per ritornare nella sua passione. Quindi anche qua gli hai trasmesso quella grinta che ti contraddistingue. Ma noi veniamo, perché... veniamo dalle famiglie che al tempo il papà e tutte le famiglie giocavano, allenavano, allora è un percorso proprio che a casa mia il calcio ci si vive, diciamo. L'unica è tua figlia? Ma mia figlia, ma la segue anche lei perché purtroppo da piccola veniva e avanti. E quindi anche lei si è appassionata di calcio e magari avrà qualche fidanzato o nel futuro che gioca a calcio. Ecco, diciamo così. Quindi il fidanzato che la incontrerà sarà fortunato perché trova una fidanzata che gli piace il calcio, non è così scontato, vero Federico? Certo, assolutamente. Sono quegli equilibri che all'interno delle nostre famiglie sono importanti, perché viva Dio, quando ti impegni in una squadra di calcio, in una società di calcio, sei impegnato oltre la settimana, tutte le domeniche. E tante volte le donne che abbiamo hanno anche il motivo di lamentarsi, no? Ah beh, io ho fatto un accordo chiarissimo con mia moglie. Lei sa che ci sono 35 domeniche all'anno che non esistono sul calendario. Quindi, dedicate al calcio. Adesso devo fare però qualche cessione a mia moglie, nel senso che per esempio il sabato sera, se siamo fuori a cena con gli amici e se giocano qualche partita di Serie A che magari vorrei vedere, devo rinunciare a vedere la partita. Eh sì, bravo. Quindi Ivan, tornando a te, ti chiedo, in questo momento stai seguendo le partite o le domeniche le stai dedicando alla tua famiglia? No, come ti ho detto prima, la moglie la mattina mi dice oggi chi andiamo a vedere, e allora io sono già pronto, sto seguendo la promozione del girone B di Malo, Due Ville, Poleo, Taldogno, Salcedo, quelle squadre lì, e poi sto seguendo anche il girone fatto da me l'anno scorso, il girone C. Sono andato a vedere il TN, il Sumania, Junior Torri. E quando un mister da fuori va a vedere le partite delle altre squadre, che occhio ha? Un occhio critico, Ivan? Ma guarda, vai per imparare qualcosa di nuovo, vai rilassato. Non è che vado a imparare, perché come ti ho detto io sono molto diretto e convinto. E vado a vedere i giocatori che più che altro che ho allenato nel passato, che hanno fatto anche loro gli scalini per arrivare a magari in promozione, in eccellenza, che magari li ho allenati in seconda o in prima, hai capito? Esempio, ieri sono andato a vedere il Malo con Due Ville, avevo due o tre giocatori che ho allenato e mi piace andare a vedere quelli. Ieri il Malo e Due Ville hanno pareggiato tra 2-2. Sì, è stata anche una partita. È stata una partita, sì, che il primo tempo Malo e il secondo tempo il Due Ville, che mancava poco, che poteva anche portare a casa. Due belle squadre comunque. Due squadre che giocano a calcio, no? Ma certamente, sì. Con due mister comunque ci provano sempre. Sì. Bene, allora, il tempo dice che ci dobbiamo fermare, perché anche noi dobbiamo avere il nostro momento pubblicità. Non andate via, rimanete qui, ne vedremo delle belle. Ci vediamo tra poco, grazie. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori.
professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Cantina Gottardo è il testimone dell'antico legame della nostra famiglia con la terra. Una storia che nasce nel 1920 e crea un legame indissolubile con Isola Mantegna, dove ebbe i natali il grande pittore Andrea Mantegna. Qui, a Piazzola sul Brenta, dove tradizione e innovazione convivono armoniosamente. Concepita per avere un basso impatto ambientale e un alto risparmio energetico, la cantina è un luogo affascinante e insolito. Si affaccia sulla tranquillità della campagna e con il suo parco e la piscina è una location perfetta per ospitare eventi privati e aziendali. Cantina Gottardo, una storia di artigianalità, innovazione e passione per produrre i migliori vini italiani. È attivo su prenotazione il servizio prelievi per analisi del sangue presso Clinica Dentale a Torri di Quartesolo a cura di SINLAB. Direttore tecnico laboratorio SINLAB Veneto, dottoressa Cristina Lapucci. Tech Saving, impianti di climatizzazione per capannoni industriali. Il comfort climatico in azienda è garanzia di benessere e produttività. Tech Saving, climatizza efficacemente il tuo capannone in modo semplice, in estate e in inverno. Contattaci per una consulenza. Eccoci qua di ritorno per questa seconda parte della puntata che ci proietta in quello che, è il ricordare un po' come sono andate ieri le partite. Da casa ci avete molto richiesto l'intervento di Federico Formisano e adesso vi accontentiamo, dandiamo spazio e parola al nostro esperto. Vai Federico. Beh, diciamo che è stato un buon weekend per le squadre vicentine, cominciando dalla Serie C dove hanno vinto sia il Vicenza che l'Arzignano. È impressionante soprattutto il cammino dell'Arzignano, perché questa squadra che era partita malissimo, perdendo le prime due partite, si è ripresa, ha vinto tre partite consecutive, ha pareggiato una gara e quindi adesso ha una classifica più che dignitosa e direi che si avvia a fare un campionato come quello dell'anno scorso. Il Vicenza vince, ha vinto 3-0 con l'Atalanta, quindi un 3-0 non si discute, ma nelle ultime gare ha anche dimostrato di essere una squadra molto solida, molto quadrata. Ha sicuramente rinforzato la difesa, cambiandola quasi completamente, tranne Gherardi, che è l'unico giocatore che è rimasto, e ha formato una squadra veramente compatta. Fa fatica a subire gol, anzi ne ha subiti pochissimi fino adesso. Segna un po' con il contagocce, in qualche partita è stato determinante magari il calcio di rigore che è arrivato in qualche modo, e comunque diciamo che la classifica adesso sorride a Vicenza. Anche se c'è questo Padova davanti che ha tre punti di vantaggio sul Vicenza, ma il campionato è lungo e penso che Vicenza riuscirà a fare veramente una stagione importante, perché ha una squadra senza punti deboli dal mio punto di vista. Per quanto riguarda poi i campionati inferiori, in Serie D è andata bene al Montecchio che ha vinto la sua prima partita ed è andato male al Bassano che ha perso in casa. Il Bassano finora aveva fatto molto bene, adesso ha avuto un incidente di percorso perdendo 3-0 contro l'Adriese in casa. In eccellenza le nostre squadre vicentine non sono ancora entrate bene in sintonia con il campionato. Ecco, prima ne parlavamo con Ivan Carretta, abbiamo fatto questa considerazione e lo vorrei coinvolgere su questo ragionamento. Finora sono state giocate 4 partite di campionato e 3 partite di coppa, quindi sono già 7 partite. Considerando che molte squadre hanno iniziato per tempo e hanno fatto anche tante amichevoli, si può dire ancora che le squadre non sono pronte
alla stagione? Secondo me ora come ora sono pronte, perché la maggior parte hanno iniziato i primi di agosto, quindi se fai il conto 2 mesi di lavoro, ormai le squadre devono essere pronte. Quindi tu pensi, Ivan, che se in questo momento qua la squadra che sta dando, su un girone, una squadra che sta andando bene tra l'altro, e dall'altra parte una squadra che sta andando male, non è una questione di tempo, ma è una questione che questi sono i valori? Secondo me sì, perché dopo 2 mesi di lavoro, penso che ci vuole, quanto tempo ci vuole? Ormai il giorno d'oggi iniziano la prima settimana di agosto. Certo. Ci sono degli allenatori che dicono che loro lavorano per far uscire la squadra in inverno, verso gennaio, febbraio, poi è il momento decisivo per vincere i campionati. Però se tu dopo perdi troppi punti all'inizio... Ma io non condivido questo, sono sincero. Sì. Il lavoro si fa ad agosto, si inizia, e il programma è che poi nella pausa natalizia fai quel, diciamo, chiamiamolo mini preparazione per arrivare al rush finale. Le mie squadre ho sempre visto che alla fine andavano prima, play out o play off, hanno sempre dato, c'ho le risposte, quindi i dati parlano chiaro. Sì. Ma parlando delle tue squadre, Ivan, ti chiedo, tu parliamo di qualche siparietto così, sei un allenatore che ha qualche cabala di suo, scaramantico? Ma... hai qualche rito particolare che utilizzi prima della partita, durante? Ma sì, ma una cosa tipo il sacchetto di sale in tasca? No, quelle cose lì no. Sempre lo stesso vestito? Sì, ecco, magari stessa divisa della domenica. Col mio vice facevamo un po' di rito, sì. Nelle tue esperienze vissute, passate, calcisticamente parlando, mi hai già dato una risposta in merito, ma c'è qualche allenatore a cui ti sei ispirato nel tuo percorso di crescita, qualche allenatore, non so, anche parlo di grandi allenatori? Ho seguito molto, più che altro, il lavoro che faceva Conte, che faceva Prandelli e anche Guardiola. Però nello stesso tempo ho messo dentro anche nel mio piccolo grande bagaglio il mio, perché un allenatore diventa sempre bravo anche all'indole per farlo. Secondo il mio modesto parere, anche quello più esperto di Federico Formisano, non starai ancora tante domeniche a casa con Paola. Beh, siamo convinti che verrai chiamato a breve, insomma, come è normale che sia. Ti chiedo, la prossima società che a breve ti chiamerà, cosa chiederai per prima cosa? Di valutare un progetto societario o che ci sia un organico di tutto rispetto? Se devo guardare l'esperienza che ho avuto con tutte le squadre che ho allenato, non ho mai chiesto quello che hai detto a te ora. Non chiedo niente. L'importante è lavorare tranquilli con la squadra e che nessuno ci metta lo zampino. Quindi trovare un ambiente che ti lasci lavorare. Perché lì, anche negli ultimi anni, dove sono stato col DS Michele, cioè mi ha proprio dato carta bianca e ho fatto quello che ho voluto, e infine le risposte. E poi ti dico anche un'altra cosa, forse è anche stato sbagliato andare ai playoff. Sì, poi la squadra viene rivalutata, cioè tutto... Però io chiedo sempre la trasparenza e la libertà di lavoro. Certo, questo penso sia, dovrebbe essere una regola, no? Quella che un mister, se viene preso un mister in una società, bisognerebbe dargli fiducia totale a 360 gradi e l'opportunità di lavorare in serenità. Però questo non è una cosa così facile e scontata nel calcio attuale, no? Ah no, non è scontato niente. Poi c'è troppa fretta di voler subito. L'Alto Astico Cogollo insegna che sei andato là 4 anni fa, i primi anni ti sei salvato ai play-out, e poi gli hai portato ai playoff, quindi segno di progetto, giusto? Ma certamente è per quello che è un progetto fatto, finito, e per mantenerlo ho lasciato da vincente e basta. È stato quello. E oggi sei un mister, infatti noi, io e Federico, che ci sentiamo per commentare, ci siamo rimasti un po' così quando abbiamo detto che ormai il mister Caretta non ha trovato squadra. Ma è troppo esigente, abbiamo pensato. No, non penso proprio. Io sono un mister che viaggia da solo o col mio staff. Certo. Punto. Parlavo con Federico prima, c'è stata qualche telefonata sicuramente. Chiaro, immagino. Però certe cose fatte non giuste, ti do e poi non ti do e mi ridai, a me non piace.
Quindi hai lasciato perdere. Ho lasciato perdere. È meglio aspettare un po' in più e certo, trovare un progetto un po' più. Certo. Che ti meriti, come si suol dire. Ma. Con quali persone nel mondo del calcio sei legato parecchie, immagino, perché sei una persona comunque che si fa voler bene in generale, a 360 gradi. Sì, mi sento con tanti di esse che conosco. Qualche giocatore, è restato un bellissimo rapporto col DS Michele Berti dello scorso anno, ecco, con il vicepresidente Mario Stella che ci sentiamo anche per... E da giocatore che sei stato, visto che anche tu hai giocato a calcio per tanti anni, c'è qualche tuo vecchio allenatore piuttosto che compagno col quale poi hai interagito anche una volta che ci sei seduto nella panchina? No, gli allenatori che ho avuto sono stati allenatori del passato e non ho avuto... E tu com'eri da giocatore? Uno che con gli allenatori andava d'accordo? Ma no, io ero... Eri un leader comunque? Sì, ma ero un rompiscatole. Sì? Ero, sì, non l'avevi mai detto? Ero un rompiscatole. Adesso che sei un mister, ma guarda, quando ti trovi un rompiscatole... Ma io capisco il giocatore, forse è per quello che con qualche giocatore... Con caldo. Qualche presidente o DS che mi riguarda, che ci sono 4-5, che non è facile, e poi io leggo. Perché li capisco e so. Perché ti vedi io, tu da giovane, da piccolo? Io c'ho un portiere che allenavo l'anno scorso, che è Mattia Ebale. È fortissimo questo. Questo non c'entra niente con questa categoria dove gioca all'Astico Kogol. Però lui è uno che, cioè, bisogna essere proprio. Quello pazienti. Pazienti, ma che lo tiene anche, perché questo, ragazzi, è un pazzo. Molto bene, con questo momento pazzia chiudiamo la nostra puntata. Iva, il tempo finisce. Grazie. Qua ringraziamo il nostro esperto di calcio Federico Formisano. Sì, è stato un piacere trovarvi questa mattina e chiacchierare così di calcio con questa amabilità. Che ci dà l'opportunità tutta la settimana di tenerci sempre attivi col suo sito www.calciovicentino. Ringraziamo mister Ivan Carretta. Grazie, di essere stato qui con noi. Grazie a voi. Di averci dato l'opportunità di emozionarci a parlare di questo amato sport. E so che ti richiameremo qua non tra tanto, proprio perché sarai su una panchina di qualche squadra, perché ne sono certo di questo. Ringraziamo voi, grazie Ivan. Grazie. Ringraziamo voi da casa che ci ascoltate sempre molto numerosi e ci rivediamo lunedì prossimo, sempre 17:30, sempre su TVA, e non manchiamo ad un aspetto molto importante, che è quello di cercare sempre di più di aiutare le società del territorio a farsi luce, per cui questo è uno slogan che vi do, fatevi sentire e scriveteci se avete piacere di essere coinvolti, perché noi siamo predisposti a coinvolgere chiunque e comunque. Grazie e arrivederci. Buonasera a tutti, sono Federico, dottor Lovison, sono un nutrizionista. Mi conoscete per il programma Cucinare in Salute, in cui cerco di darvi qualche indicazione su come alimentarvi correttamente e come mangiare nel modo giusto. Vi informo che potete prenotare una visita con me presso il poliambulatorio di Clinica Dentale a Torre di Quartesolo. Potete contattare la segreteria al numero che trovate in sovrimpressione e le segretarie sapranno indirizzarvi nel modo giusto e ascoltare tutte le vostre esigenze. Vi lascio ai programmi di TV a Vicenza, buona continuazione.